Salve ragazzi, benvenuti a questo nuovo appuntamento per Baspedia.it. Io sono Marco Sassetti, per informazioni su di me www.marcosassetti.com e oggi sono qui a presentarvi un esercizio su diteggiature per le scale maggiori a due ottave eseguite sul circolo delle quinte. Allora, trovate maggiori informazioni sulla scala maggiore e sul circolo delle quinte nelle altre lezioni che potete trovare sul mio canale YouTube. Però ripetiamo un attimino perlomeno la struttura della scala maggiore. Abbiamo visto la scala maggiore in diverse forme, tutte a un'ottava. Praticamente si articola così con la forma base: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, con la struttura intervallare di tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Oggi andiamo a ampliare la visuale della scala maggiore oltre l'ottava per arrivare a due ottave. Ok? Esistono varie diteggiature per fare questa cosa, io ve ne mostrerò tre, le mie preferite. Allora, la prima consiste nell'eseguire la scala maggiore come l'abbiamo sempre fatta, partendo con il medio, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. A questo punto scendiamo con l'indice sul Si e da qui possiamo ripartire con la stessa diteggiatura, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol. Saltiamo di un tono con l'indice, andiamo al sesto grado, La, e continuiamo la scala, Si, Do, e poi possiamo tornare indietro, Do, Si, La, Sol col mignolo, Fa, Mi, Re, Do, Si, scivoliamo con l'indice, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Questa è molto pratica perché praticamente con un solo spostamento dell'indice ci troviamo praticamente la stessa diteggiatura. Mi fa sol la si do re mi fa sol la si do. Un'altra diteggiatura possibile che a me piace molto è quella che prevede lo spostamento per ogni corda sempre dell'indice. Quindi partiamo con l'indice do, scivoliamo subito un tono avanti e troviamo il re mi fa Sol sulla corda sotto, andiamo avanti un tono, La, Si, Do, Re sulla corda sotto, andiamo avanti un tono, Mi, questa volta Fa con il medio, Sol, La, Si, Do, e chiudiamo la scala e torniamo indietro, stessa diteggiatura, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, scivoliamo, Re, Do, Si, La, scivoliamo, Sol, Fa, Mi. Un'ulteriore diteggiatura è quella che prevede l'apertura, quindi la diteggiatura aperta. Anche questa è molto comoda. Partiamo con l'indice anche questa volta, ma faremo tre note per ogni corda. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol. E a questo punto ci spostiamo sempre con l'indice, chiudiamo la scala, La, Si, Do, Si, La, ripartiamo col mignolo. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol, allargamento, Fa, Mi, Re, Do. Allora, ognuna di queste diteggiature è valida, quindi non ce n'è una migliore di un'altra. Dipende da voi, quella che preferite. Io vi consiglio di impararle tutte e tre perché possono essere utili tutte quante a seconda di quello che andiamo a fare. Quindi, posizione standard partendo con il medio, scusate, allargamento partendo con l'indice e andando a fare poi il secondo grado con il medio e così via, oppure scivolando con l'indice. Oggi vi faccio vedere quella di scivolare con l'indice, che è quella che io utilizzo per lo più. Quindi, vi consiglio di eseguire questo esercizio, queste scale con queste diteggiature in tutte le tonalità, possibilmente seguendo il circolo delle quinte. Per chi non si ricorda il circolo delle quinte, ne abbiamo già parlato in una lezione precedente, la trovate sul mio canale YouTube. Quinte ascendenti o quinte discendenti, come preferite, così almeno andiamo a analizzare tutte le varie scale maggiori con le loro alterazioni. Io lo farò per quinte discendenti, quindi partiremo dal Do maggiore.
poi faremo il Fa maggiore, poi il Si bemolle, poi il Mi bemolle e così via. Come primo step è molto utile eseguire l'esercizio lentamente, in modo tale da dire il nome delle singole note che compongono la scala e così da imparare le varie alterazioni che troviamo di volta in volta e riuscire a mappare meglio la tastiera. Possiamo fare ancora più veloce, magari in terzine, ma in terzine vi sconsiglio di dire il nome delle note, altrimenti ci ingrippiamo. Quindi proviamo un Si bemolle in terzine, 1, 2, 3. Possiamo fare anche in quartine, questo è Mi bemolle, 1, 2, 3, 4. Consiglio di utilizzare la base che trovate in allegato, così almeno avete qualcosa su cui esercitarvi, altrimenti vi procurate una drum machine o un programma per scrivere le vostre chart d'accordi. Io ad esempio uso Arial Pro per Mac e iOS, altrimenti va benissimo per chi ha Windows Band in a Box, dove potrete scrivere gli accordi, lui ve li suona, scegliete uno stile e una velocità e così avete una base su cui esercitarvi. Altrimenti una drum machine va benissimo lo stesso. Vi starete sicuramente chiedendo quale sia l'effettiva utilità di studiare una scala maggiore a due ottave. Beh, innanzitutto ci permette di estendere la conoscenza della nostra tastiera. E in secondo luogo, ma ancora più importante, quando ci troviamo di fronte a un sistema armonico caratterizzato da un centro tonale, la scala maggiore ci consente di avere una diteggiatura su cui poter eseguire pattern, fill, parti melodiche o anche parti solistiche. Vi faccio un esempio in La bemolle maggiore e Do maggiore. La successione armonica che abbiamo appena sentito è praticamente un sistema di 2-5-1 che si alternano una volta in La bemolle maggiore e una volta in Do maggiore. Vedremo meglio i 2-5-1 quando parleremo delle cadenze e dell'armonizzazione della tonalità maggiore.
Ve lo spiego, ve lo accenno brevemente. Praticamente abbiamo Si bemolle 7, Si bemolle minore 7, Mi bemolle 7 che va verso un La bemolle maggiore. Ok? Questi quindi su questi tre accordi posso suonare la scala di La bemolle maggiore. Poi troverò Re minore 7, Sol 7, Do major 7. Questi altri tre accordi fanno tutti parte della tonalità di Do maggiore, quindi potrò suonare la scala di Do maggiore. È quello che sono andato a fare, cioè utilizzare le scale per muovermi lungo la tastiera. Naturalmente, cioè, bene ribadirlo, siamo bassisti, quindi dobbiamo fare bassisti. La maggior parte del tempo staremo molto legati all'accordo e all'armonia. Però, se vogliamo muoverci, creare un feel, oppure semplicemente spostarci di posizione per andare a prendere qualche nota interessante lungo la tastiera, la scala maggiore a due ottave ci dà un percorso prestabilito di note che ci facilita abbastanza la vita. Ok? Spero che questa lezione vi sia stata utile e come sempre vi invito a iscrivermi al mio canale YouTube www.youtube.com/marcosassetti oppure mi potete contattare tranquillamente per qualsiasi informazione a www.marcosassetti.com o sulla mia pagina Facebook Marco Sassetti Bass Player. Grazie a tutti, alla prossima e buono studio.